Mazza, che giornata, ragazzi, mamma mia. Allora, intanto vi annuncio che non farò i commenti su tutta la giornata di Serie A, anche perché era una competizione. A proposito, tra poco andrà in onda, tra poco o nottata o domani mattina, insomma, appena avrò tempo di montarlo, un nuovo video di Fuori Rosa TV in viaggio. E niente, Napoli perde 3-0 con la tripletta di Simeone. Tripletta di Giovanni Simeone. Tripletta di Giovanni Simeone. Dopo che suo padre, il 5 maggio 2002, ci ha consegnato lo scudetto in Lazio-Inter, forse questo suo figlio ce lo consegna in questa partita. Perché oggettivamente adesso la Juve può permettersi di andare a Roma a perdere e vincere semplicemente le due partite in casa, sempre dando per scontato che il Napoli vinca tutte le partite, cosa che oggettivamente sarà difficile perché credo che la squadra potrà probabilmente mollare. Tutto dipenderà adesso dalla partita più importante per la Juve, che è sabato. Sabato è una partita fondamentale, perché se la Juve dovesse vincere col Bologna andrebbe a più 7, il Napoli si troverebbe a meno 7 e l'obbligatorietà di vincere la partita. Che poi può, per carità, può anche essere, non è che deve essere per forza una roba brutta, può anche essere possibile, però l'obbligo ti spinge a rischiare, quindi attenzione perché non è assolutamente detta l'ultima parola. Sicuramente questa è una batosta frutto di una mentalità provinciale iniziata dall'inizio dell'anno, ma soprattutto iniziata la settimana scorsa, dove la squadra ha dato tutto, ha fatto una grandissima partita contro la Juve. Ma poi si è fermata lì, feste, fuochi d'artificio, il questore che già parlava di organizzare la festa scudetto. Nel calcio non funziona così. Nel calcio prima si vince e poi si festeggia. Tu non hai vinto nulla e non festeggerai probabilmente nulla. Hanno voluto festeggiare una partita che, parliamoci chiaro, perché alla fine è questo. Quando tu vinci una partita di campionato, seppur bella, emozionante, quando poi non vinci nulla e perdi, soprattutto quando... Perché cioè, fallisci l'obiettivo, perché cioè, adesso mi metto nei panni della Roma, se la Roma vince una partita importante in campionato, in maniera rocambolesca, bella, quella partita lì fa la storia comunque perché la Roma otterrà il pass per la Champions. E il Napoli invece, pur aver fatto una partita storica perché ha battuto la Juventus allo stadio, di quella partita non rimarrà nulla perché il Napoli non vincerà probabilmente nulla, a meno che a questo punto devono sperare in un suicidio, ma letterale, della Juve, nel senso che proprio la Juve deve perdere due partite su tre, cosa difficilissima, difficilissima. E se la matematica non è un'opinione, il Napoli se dovesse vincere delle partite col minimo scarto, tutte e tre, le ultime tre, la Juventus potrebbe permettersi di battere Bologna e pareggiare con Roma e Verona. Cioè, pensateci un po' cosa verrebbe fuori. Insomma, il Napoli ha buttato via una grande opportunità oggi di tenere vivo un campionato che poteva essere tenuto vivo. Dispiace, no? Dispiace per Malagò e tutte queste persone che dovrebbero essere super partes e invece hanno tifato spudoratamente Napoli, dichiarato da loro, dicendo che lo scudetto deve vincerlo a Napoli e bla 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 bla, tutti questi bla 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 bla. La Juve alla fine i fatti li ha fatti, la Juve ha fatto i fatti. E loro invece hanno fatto solo bla 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 bla. La loro storia è così, no? È proprio una storia che va avanti dal 26 così. E mi va bene così. E adesso vediamo come il Napoli reagirà a queste partite, ma ho l'idea che questa partita, tra l'altro la Fiorentina ha dominato, l'espulsione di Koulibaly è sacrosanta, che adesso magari tirate fuori pure quello, no, era sacrosanta. E alla fine adesso credo proprio che adesso per il Napoli è dura. È dura, ma veramente, dura veramente. Attenzione, chiudo dicendo una cosa. Questa era una stagione dove al Napoli bisognerebbe solo fare i complimenti per quello che ha fatto. A Sarri, ai ragazzi, a tutti, bisognerebbe fare degli applausi, delle standing ovation, perché reggere i ritmi di questa Juventus era una cosa impensabile. Ma per come si sono comportati, è giusto lo sfottò, è giusto prenderli in giro. Ciao!